Allora, in risposta all'intervento del collega Malvezzi, che paventava una sorta di invasione alle autonomie programmatorie dei livelli comunali, io dico che proprio perché è una legge cornice, bisogna avere il coraggio di fare una scelta politica, ma questa è solo una scelta politica quella che è manifestata all'interno di questo testo, perché poi non c'è il tempo e non c'è stato il modo, evidentemente, di fare un elaborato che entrasse nel merito di tutte le problematiche che in Lombardia determinano un fortissimo incentivo al consumo di suolo. È questo che volevamo frenare, ma non, e rispondo ad Anelli, con uno stop immediato, ma quantomeno gettare le basi per una progressiva, e queste non sono gettare le basi, questo è un aprire, dare via libera alla edificazione selvaggia senza andare a intervenire su tutti quegli strumenti dove oggi non io, non il Movimento 5 Stelle, ma l'Osservatorio Permanente della Programmazione Territoriale ci dice che vengono consumati ettari e ettari di suolo agricolo con situazioni impattanti, ve lo ricordo perché qui il problema non è stato sollevato, ma sappiamo che la Lombardia è la regione più inquinata d'Europa, dove le patologie impattanti sulla salute dei cittadini lombardi sono costantemente in aumento, dove l'ambiente viene degradato e dove i polmoni verdi vengono rasi al suolo da questo tipo di politiche che voi purtroppo state continuando a portare avanti. Per quanto riguarda chi edifica, lo sappiamo tutti che adesso non è conveniente edificare, ma perché continuano ad edificare? Io vi invito a fare un giro nelle nostre province, nei nostri comuni, vi faccio l'esempio del mio a Pavia, dove si continua freneticamente ad edificare. Centinaia e centinaia di appartamenti vuoti che rimangono vuoti e invenduti, ma perché, signori? Qual è il meccanismo? Lo ha sollevato la mia collega poco fa. Si fa riciclaggio attraverso la costruzione di nuovi appartamenti, migliaia di appartamenti che sanno già da principio che non verranno venduti. Ma si ricicla il denaro sporco e qui la necessità di andare anche a sottoporre un progetto di questo genere alla commissione competente perché questo progetto è completamente scoperto da norme che possano mettere ai ripari i comuni a dare, a concedere i diritti edificatori in situazioni molto estremamente critiche e segnalate o sulle quali ci sono in corso processi della magistratura. Quindi quello che noi dobbiamo fare non è certo invadere l'autonomia programmatoria dei comuni, ma sicuramente dare ai comuni dei criteri stringenti, se siamo tutti d'accordo e se dire che siamo contro il consumo di suolo è un principio che condividiamo in questa commissione, che vadano in direzione della cosiddetta parolina sviluppo sostenibile, che vorrebbe dire un ritorno per i nostri territori in termini di valorizzazione dei suoli agricoli, del chilometro zero, del turismo sostenibile, dei beni comuni, delle bellezze paesaggistiche, territoriali, storiche, architettoniche, turistiche. Con una legge di questo genere noi non solo non abbiamo un risultato che dia ai comuni un indirizzo preciso, e questo è un dovere di Regione Lombardia di andare in questo senso, ma rischiamo paurosamente in questo triennio di peggiorare in maniera irreversibile la situazione della Regione Lombardia.